Amici, dopo un Harry Potter arrivato tremendamente lentamente, chiedo scusa per la rima, e un Remastered che non avete visto, ho dei messaggi. Ok, ed un Remastered che non avete visto, Broken Porcelain, perché diciamo, caricare Broken Porcelain senza prima il primo, un po'. diciamo. Tocca questo The Beast Inside, solo in inglese, grazie per cagarci ogni volta. Davvero non c'è, culo. Tutto al massimo, va bene, sì. Siamo sui 50 frame, sti ragazzi. Mi sono detto, gli ho messi. Vediamo. Così pare. Nuovo gioco. Avventura. Se ci vuole conoscere la storia, standard bilanciamento tra elementi action e puzzle. Per chi vuole una grande sfida, facciamo standard. Capitolo 1, l'inizio. Io non voglio tradurre ogni singola cristo di cosa. Datevi giochi in italiano. Io mi aspetto grandi cose, eh. Non è vero, non so un cazzo. Lo conosco di nome e basta, non so un cazzo, nemmeno l'ho pagato perché mi aveva regalato Twitch 1000 anni fa. Con le ricompense Prime e compagnia. Io, boh. Speriamo bene, ecco. Speriamo bene. Ma non sta. Ok. Where am I? Glielo ho chiesto di tradurli come ogni volta. Magari faccio un escurso di cosa succede. Di solito sono piuttosto comprensivo. Billy. Is this about Adam's work? What do you want from us? Why are you tormenting our family? No! Adam! Oh, no! No, what have you done to Adam? Oh God! Oh, cavolo. Mi devo mettere da sopra in chiuso, scusa. No, there is no war. We're just a regular family. You hear me? We just wanted to live our life, and you've ruined everything. Pictures, bugs, threats, and now you've killed me. Stay away! Don't! They already know about you. They've been watching the house. They won't let you. Hush. No! What are you doing? What are you doing? I am Sithi, the front. Una settimana prima. The sweep of the past. President Carter had commented on the Russian threat that we go, the more doubts I have. It will be challenging, true. But it was you who kept saying you'd like to get away from the city. Feel the call of the wild. For the weekend, honey. Not for the rest of our lives. This time. It's for the rest of our lives. Really, Emma? We don't know the day or the hour. Oh, very funny. Like we don't hear enough about nuclear threats in the media. That's what I'm talking about. If I don't break the code, this country would be like a basket full of nuclear mushrooms. Adam, stop it. But then again, this shack will fall down on us before Brezhnev's boys launch their first missiles. It's no shack. It's a present from your parents, and you should appreciate it. Take a look! Oh, it looks even better than the photos. Oh, anche di Shining. Oh,
Our stuff made it here before us. And those lazy movers didn't even bother waiting for us. That's okay. We can bring it all in ourselves. Yeah, meaning I toil away while you give orders from the shower. Three-hour drive and we're finally here. The place seems peaceful and quiet. Maybe it'll help me to focus on those damn telegrams to decipher. Honey, don't just stand there. Those boxes won't carry themselves in. Update. The place seems peaceful and quiet until Emma showed up. Va bene. La sensibilità è qualcosa di completamente senza senso. Ok, meglio. 2 agosto del 79. Ok. Pizza Brother. Vera qualità negli ingredienti. Non siamo veri fratelli. Va bene. Sì. Premi tab per controllare il videoregistratore, sì, il dittafono. Adam utilizza il dittafono per registrare le conversazioni e gli eventi. Ma prima chiamo la porta. Nel tavolo sopra. Che cosa abbiamo? Ho pagato questi. Ah, questo serve il conto d'affitto, immagino. Ho pagato questi bastardi in anticipo, così ovviamente loro non hanno portato le scatole di sopra. Non confidarti in nessuno oggigiorno. Mio dio. Oggetto aggiunto all'inventario. Immagino l'importanza del contratto d'affitto. Ok, aia. Onesto, non mi aspettavo tipo un'amnesia 2. simile amnesia. Vabbè che post amnesia tutti i giochi oggi in prima persona non è che si possa. Cioè, ho avuto lo stesso movimento delle porte e compagnia. Però ci può stare. Che è pesante graficamente. Tanto troia. Spero non scatti nelle sezioni più incasinate e mi incazzo. Fammi gli occhi. Le scatole sono vuote. Dai, ti prego. Le scatole sono vuote, madonna. Prendiamo la buona abitudine di chiudere le porte. Questa è una stanza da letto. Ok, un attimo. Tu? Sembra... sembra infelice. Non preoccuparti, piccolo amico. Hai le ali, così puoi volare dove vuoi, in un posto migliore. Al mio contrario. Cioè, al contrario di me. Vabbè, certo. Senza attivare, tu. Ok. C'è una Madonna? Ho tirato una Madonna. Quindi Hook è tipo un cino. Io lo prendo.
Oggetto aggiunto all'inventario. Ah, beh, sì, è l'uncino per le scale della soffitta, giustamente. Ah, è qui sopra che devo mettere le scatole. The box is where it should be. Time to paint the walls. Una. I think there's some paint in the attic. Una. Va bene. Andiamo in soffitta. Cosa. Ah, sono sigaretto, ok. Oh, we will make a great agent, just like Dad. Honey, I can't get in the goddamn attic without a key. Check the dining room. It should be in a drawer. Okay, andiamo alla sala da pranzo. Che non so dire se sia questa o no. One drawer. Nope, nothing in here. Vabbè, I can't find it in the dining room. Oh, sorry. I guess I didn't get it from the trunk. Typical. Va bene. Non da questa pa... No, sì. Taha? Trovata. Vai in soffitta. Non me lo faccio dire due volte. Che fine ha fatto poi lei? Boh. Completamente scomparsa. Tu lo sei. Grazie a Dio non devo lavorare da lontano oggi, così non mi devo... da remoto, così non mi devo svegliare ogni giorno alle 6. Ok. Trova il soffitto nel... Magari trova il dipinto nel soffitto, non trova il soffitto nel... Vabbè. Questo? Tu sei un dipinto. Non so dirti se sia il dipinto che sto cercando, ma... Oppure... Ah no, non il dipinto, che cazzo dico anch'io? A loose plank. Someone's hidden something under the floor. I need to pry it up. Maybe I can find a crowbar somewhere. Sì, l'ho vista qui giù. Il dipinto, certo. No. No, no, lì dentro non c'è niente di simile. Tu sei integro. Sì, ci credo sicuro. Quindi, qui giù. Aiuto. Mia madre ha passato la sua infanzia qui, ma non mi ha mai parlato molto di questo posto. Sono così felice che credi che... Ok. Sono felice che pensa che io e Emma metteremo su famiglia qui. Non riesco a immaginare, di crescere un bambino a Boston in questi giorni. Adam, mio caro figliolo, questa casa è dove la tua famiglia è cresciuta per molte decadi. Qualcuno la chiamava il rifugio degli Stevenson, ma quando io e tuo padre ci siamo spostati a Boston, abbiamo dovuto... Abbiamo detto al nonno che avrebbe dovuto venderla e
Così ha fatto. E così avrebbe dovuto fare. Giusto? Sì. Abbiamo detto al nonno, è giusto. Beh, non è successo. Sorprendentemente ce l'ha lasciata in custodia. E ora tu e la tua amorevolissima moglie ci vivrete. Crescerete i vostri bambini e semplicemente vi. Cazzo, vi godrete la vita lontano dalla turbolenza e dalla pericolosità di questi giorni. Non posso immaginare un posto migliore dove mettere su famiglia. Prenditi cura di Emma. Verremo a visitarvi qualche volta nei prossimi mesi. Aging, non so cosa voglia dire. Dorante, ok. Verremo a farvi visita se la mia anca Dorante lo permetterà. Aiuto. Postscriptum, papà pensa che dovreste cominciare a pensare per un nome per il vostro figlio o figlia. Non ho idea del perché stia insistendo così tanto su questo argomento. Forse sta semplicemente diventando vecchio e. Aiuto. Ma questo è il mio computer! Aspetta, perché io non ci avevo fatto caso ancora. Pesante sto gioco, Madonna. Ma manco Cyberpunk col vecchio processore faceva una cosa del genere. Ok. Insomma. Lasciarvi qualche responsabilità. Ok. Comunque. Ti sei sorpreso quando ti ho menzionato una cosa del genere. Oggetto aggiunto all'inventario. Ok. Insomma, volevo. Io volevo. Ok. No, non è un candelabro. Tu sei. Dov'è Angelo? Ah, ok, vabbè. Libero sulla gravidanza. I don't want to break my fingers. I better check if there's a crowbar in the attic somewhere. Ah, nell'attico. Io lo so, ero in giro per la casa. Ok, allora c'è questa parte della soffitta che non ho controllato. Qui. Va bene. Ti prego. What could it be? A treasure? Hope it's not great grandpa's porn. Perché mai? Sì, questo è il mio computer. Madonna. I'd have to be a goddamn code breaker. Wait, isn't that what I do for a living? Una aiuto. Un excuse, cioè un commento di un qualcosa di Giulio Cesare, except non ricordo da Dio. Mi ricordo questo dalla mia lezione di latino. Qualche lettera sembra diversa dalle altre. Dio uguale Caio Giulio Cesare. Era Caio? Non mi ricordo. Caio, magari. Iniziali J. Ma perché qualcuno dovrebbe scrivere uguale? Boh. Quando la modalità di esaminare è attiva, puoi interagire in maniera diversa con gli oggetti. Questo è l'aletiometro di.
della bussola d'oro. This device will help me decode the letters in the text. I have to break the cipher to open the box. Ok, beh, HM, HP, no. Allora, i miei post-it. La J è uguale alla C. Qualsiasi cosa voglia concretamente dire. Quindi, credo che sia dove parte la decrittazione. J uguale C. Ora, M. H P A O. Quindi J uguale C. Vabbè, allora, stronzata, vedo. J uguale C M. Quindi T. H O P W A uguale a H e O è uguale a V. Quindi T no. Credo di dover fare qualcosa con i... Credo di aver sbagliato. Leggiamo la nota. C, then based on the letter, the first character in the cipher should be... 1, G, M. Allora, sono 1, 2, 3, 4, 5. Eh no, però... Aspetta. A meno che non volesse dire una cosa del genere. Quindi con la J qui. E quindi qui avremo la M che equivale alla T. La... La M che equivale alla F. La H che equivale alla A, la P, la P che equivale alla I, la A che equivale alla T, la O secondo me equivale alla H, se ho capito come... È fate. È fate. Eh? Ora non c'è la F e piango. Ok. Fortissimo. Non era mica un enigma la seconda elementare. Una chiave antica. Ma che cosa sbloccherà? Boh, prendiamola. It is September 27th in the year of our Lord 1864. Capitolo 2. È settembre 27 settembre nel 1864. Pomeriggio, quasi sera. Mai prima d'ora avevo tenuto un diario.
Ok. Ma dicono che sia un modo per. Mi dicono che sia una possibilità per tenere vivi i miei ricordi. Grazie per avermi, per darmi il tempo di tradurre. Ok, d'altra parte, scrivere parole di chiarimenti o quant'altro rende più facile distinguere i fatti dall'immaginazione. It is September 27th, in the year of our Lord, 1864. Evening, almost night. Never before have I kept a diary, but they say that it might be a chance for me to reclaim the memories I have lost. Porca Besides, puttana, ne ho limitati. writing entails a clarity of thought, makes it easier to distinguish facts from imagination. I'm home again after 10 years. Absence. I'm relieved to find the house unscathed. That's good. It's the only roof I have over my head for now. I should light some candles and take a look around. No trace of my father. Did I honestly think he would welcome me at the door? He vanished a decade ago, without so much as leaving a letter. The house feels strange. Even though it has not changed one bit, there are fears creeping out of the darkness whose source I cannot define. But memories will come back, that's what they told me. Maybe then I will realize what happened to my father. Mio padre. Va bene. Mio padre e. Va bene. Mio padre e i suoi. E il suo partner. Un paio di giorni prima che. Capisse la miniera di vite. Dovrebbe essere. Sì, diciamo che se questo è un oggetto così pesante come mi hai fatto credere, col cazzo che. Lo prendi in questa maniera. Ma facciamo che ti credo, ecco. Allora, occhio, credo mi convenga risparmiare sul. Non so. E se io volessi vedere. Ma qua. Oggetto aggiunto all'inventario, cos'è? Mio padre aveva comprato questa terra per il nulla. Il suo amico, il giudice Naughton, aveva firmato il contratto e si è fatto da fare. Questo è come sono tornati, ok. Mio padre sapeva che c'era qualcosa, semplicemente. Era semplicemente qualcuno sulla quale lavora il paesaggio delle miniere. È lì che ha conosciuto George. Hanno costruito tutto quanto e per un tempo ci hanno vissuto. Bei vecchi tempi, ma temo non torni più. Beh, controlliamo il piano di sopra quando il mio schermo smetta di essere verde. A parte che tutti sti cazzo di quadri, porca puttana, manco l'Hagia Sophia. No, non volevo. Non so qua perché mio padre abbia cominciato a collezionarli. Beh, non so male. Damn wind. I thought the window was bolted shut. Chiudiamo la finestra. Hey, what are you doing here? This is private property. Grazie per dirmelo in caps. Controlla l'area e torna da casa. Allora, Where the hell did you Ciccio. go? Devo dire che sia andato. Perché secondo te era anche un Hey, dovere. you still here? Ma sicuro te lo viene a dire. He pointed at the shed. Maybe I can find something in there.
Ah, ok, il colore è venuto dallo spazio, no? Ho capito, una casa distante da tutto, con anche il pozzo. Ci mancano solo degli alpaca e tutto molto viola. Che poi gli alpaca non c'erano nella storia originale, se non sbaglio, erano solo dei film con Nicolas Cage. Controlla il capanno. Altro qui dietro. Può servire un aiuto. Davvero devo fare questa cosa ogni volta? Che non gioco un gioco simile da anni. No, una bugia. Perché comunque. Cantina. Is some kind of clue for me? I should look into it. Sì, anche secondo me l'ho visto. C'è nient'altro qui? Ho visto qualcosa? O me lo sono immaginato? Parte di un giornale. Un terribile crimine ha scioccato la comunità locale. Lo sceriffo ha confermato un uomo morto. John Norton è stato considerato scomparso qualche settimana fa. L'assassinio è stato brutale. La vittima. Madonna! La gola della vittima è stata squartata. Ci sono stati molti altri tagli e bruciature nel corpo. No, allora, la gola della vittima è stata squartata, molti altri tagli e bruciature nel suo corpo suggeriscono torture prolungate. Speriamo bene.